Dunque, leggiamo oggi, come sapete, il canto undecesimo del Purgatorio, che è uno dei più famosi. Come il nostro solito, leggo tutto il canto di seguito, poi comincio la spiegazione da capo. A un certo punto farò una pausa di 5 minuti, durante la quale vi prego di inviare se ne avete delle domande, e poi proseguiamo. E alla fine riascoltiamo l'intero canto con la speranza che si capisca un po' meglio. O Padre nostro che nei cieli stai, non circoscritto ma per più amore che ai primi effetti di lassù tu hai, laudato sì il tuo nome e il tuo valore da ogni creatura com'è degno di render grazie al tuo dolce vapore. Venga ver noi la pace del tuo regno, che noi ad essa non potem da noi, se la non vien con tutto nostro ingegno. Come del suo voler, gli angeli tuoi fan sacrificio a te cantando Osanna, così facciano gli uomini dei suoi. Da oggi a noi la quotidiana manna, senza la qual per questo aspro deserto, a retrovar chi più di gir s'affanna. E come noi lo mal che avem sofferto perdoniamo a ciascuno, e tu perdona, benigno, e non guardarlo nostro merto. Nostra virtù che di legger s'adona, non spermentar con l'antico avversario, ma libera da lui che sì la sprona. Quest'ultima preghiera, Signor caro, già non si fa per noi che non bisogna, ma per coloro che dietro a noi restare. Così a sé noi, buona Ramogna, quell'ombre orando, andava sotto il ponte, simile a quel che talvolta si sogna. Disparmente angosciate tutte a tondo e lasse su per la prima cornice, purgando la caligine del mondo. Se di là sempre ben per non si dice, di qua che dire far per lor si puote, da quei che hanno al voler buona radice, ben si dee loro a tar lavar le note che portar quinci, se che mondi allievi possano uscire alle stellate ruote. Beh, se giustizia e pietà vi disgrievi tosto, sì che possiate muover l'ala, che secondo il disio vostro vi lievi, mostrate da qual mano inver la scala si va più corto, e se c'è più d'un varco, quel mi insegnate che mener cala, che questi che vien meco per l'incarco della carne d'Adamo onde si veste, al montar su contra sua voglia è parco. Le loro parole che rendero a queste che dette avea colui cui inseguiva, non fu da cui venisser manifeste, ma fu detto: a man destra per la riva con noi venite, troverete il passo possibile a salir persona viva. E se io non fossi impedito dal sasso che la cervice mia superba doma, onde portar conviene il viso basso, potesti che ancor vive non si noma, guarderei io per veder se il conosco e per farlo pietoso a questa soma. Io fui latino e nato d'un gran tosco. Guglielmo Aldobrandesco fu mio padre, non so se il nome suo giammai fu vosco. L'antico sangue e l'opere leggiadre di miei maggior mi fer sì arrogante, che non pensando alla comune madre, un uomo ebbe un despetto tanto avante, ch'io ne morì, come i sanesi sanno, e salvo incampagnati con ogni fante. Io sono un verto, e non pura me danno superbia fa che tutti i miei consorti a ella tratti seco nel malanno. E qui convien ch'io questo peso porti per lei, tanto che a Dio si soddisfaccia, per ch'io non fe tra i vivi, qui tra i morti, ascoltando chinai in giù la faccia, e un di lor, non questi che parlava, si torse sotto il peso che gli impaccia, e videmi e conobbemi e chiamava, tenendo gli occhi con fatica fisi, a me che tutto chin con loro andava. O disse a lui, non sei tu Oderisi, l'onor d'Agobbio e l'onor di quell'arte ch'alluminar chiamata è in Parisi? Frate, disse egli, più ridon le carte che pennelleggia Franco Bolognese,
L'onore è tutto suo, e mio in parte. Beh, non sarei io stato sì cortese mentre ch'io vissi, per lo gran disio dell'eccellenza, ove mio cuore intese, di tal superbia qui si paga il fio. E ancor non sarei qui se non fosse che, possendo peccarmi, volsi a Dio. O vana gloria delle umane possi! Con poco verde sulla cima dura, se non è giunta dall'etati grosse. Credette Cimabue nella pittura tenerlo campo, e ora ha giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. Così ha tolto l'uno all'altro guido la gloria della lingua, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido. Non è il mondan rumore, altro che un fiato di vento, che or vien quinci, or vien quindi, e muta nome perché muta lato. Che voce avrai tu più, se vecchia scindi da te la carne, che se fossi morto anzi che tu lasciassi il pacco in dindi, pria che passi 1.000 anni, che è più corto spazio all'eterno, che un muover di ciglia, al cerchio che più tardi in cielo è torto. Colui che del cammin si poco piglia dinanzi a me, Toscana sonò tutta, e ora appena in Siena sen spistiglia, ond'era sire quando fu distrutta la rabbia fiorentina, che superba fu a quel tempo, siccome ora è tutta. La vostra nominanza è color d'erba che viene e va, e quella discolora per cui ella esce della terra acerba. E io a lui. Tuo vero dirmi ancora buona umiltà e gran tumor m'appiani, ma chi è quei di cui tu parlavi ora? Quelli è, rispose Provenzan Salvani, ed è qui perché fu presuntuoso a recar Siena tutta alle sue mani. Ito è così e va senza riposo poi che morì, cotal moneta rende a soddisfare chi è di là troppo oso. E io? Se quello spirito che attende pria che si penta l'orlo della vita, qua giù dimora e quassù non ascende, se buona orazione lui non aita, prima che passi tempo quanto visse, come fu la venuta a lui largita? Quando mi vea più glorioso, disse, liberamente nel campo di Siena, ogni vergogna di posta s'affisse, e lì per trar l'amico suo di pena, che sostenea nella prigion di Carlo, si condusse a tremar per ogni vena. Più non dirò, è scuro so che parlo, ma poco tempo andrà che i tuoi vicini faranno sì che tu potrai chiosarlo. Quest'opera gli tolse quei confini. Stupendo canto, che inizia, come avrete sentito, con il Padre Nostro, quello forse più importante del Vangelo, dettato direttamente da Gesù, che Dante prende dal Vangelo di Matteo, facendo qualche aggiunta dal Vangelo di Luca, e che però inizia le sette terzine iniziali, appunto, di questo canto, con delle aggiunte dantesche, cioè Dante con la solita audacia con cui si appropria delle fonti, intercala in mezzo ai versetti evangelici delle precisazioni che fanno questi penitenti che, non dobbiamo dimenticare, stanno purgando la superbia nella prima cornice del monte. Vi ricordate la settimana scorsa? Siamo entrati nel purgatorio vero e proprio e abbiamo detto che Dante, come scrittore, dedica a questo importantissimo peccato, che è tradizionalmente considerato la radice di ogni peccato, ben tre canti, il primo dei quali è il decimo che abbiamo letto giovedì scorso, nel quale, vi ricordate, Dante ha descritto gli altorilievi che sollecitano i penitenti a imbuirsi della virtù opposta alla superbia, cioè all'umiltà, attraverso gli esempi tratti
dal repertorio dell'Antico e del Nuovo Testamento e abbiamo detto eccezionalmente anche dal pagano nel caso di Traiano, vero? In questo canto centrale dei tre dedicati alla superbia, Dante parlerà con i penitenti di superbia e non a caso parlerà anche con un artista che velatamente parlerà di lui stesso. Perciò, dicevo all'inizio, è un canto famosissimo perché coinvolge individualmente la superbia del Dante pellegrino. Dunque, leggiamo. Questo bellissimo Padre nostro molto sobrio, che sono diciamo le anime coralmente a recitare durante la loro penitenza, e cerchiamo di vedere che senso hanno soprattutto le aggiunte di Dante, perché il resto lo conosciamo bene, ma bisogna sempre chiedersi perché Dante volle mettere del suo in mezzo alla parola del Signore. O Padre nostro che nei cieli stai, questo lo conosciamo molto bene, ma cerchiamo di risemantizzarlo in virtù di quello che si dice dopo. A un certo punto un personaggio dirà che non riconoscendosi lui figlio comune di tutti gli umani, figlio di un padre comune, di una madre comune, ebbe questa arroganza del sangue, si credette superiore agli altri, quindi è molto importante che inizi con Padre nostro coralmente e non riconoscendo il proprio padre. Ogni anima qui si riconosce chiaramente nella preghiera figlia del padre comune che è Dio. E immediatamente si fa una precisazione che ad alcuni è sembrato, insomma, poco opportuno da parte di Dante, ma bisogna abituarsi che Dante fa di testa sua. Che cos'è che chiarisce Dante al secondo verso? Non circoscritto, cioè non limitato dai cieli, ma a causa dell'amore superiore che tu, Padre nostro, hai nei confronti dei primi effetti, cioè degli angeli che sono appunto nell'empireo. Quindi è una chiarezza interessante, un chiarimento, scusate, interessante, perché noi siamo abituati a dire Padre nostro che sei nei cieli, ma quello che ricordano le anime è che questa dichiarazione, cioè che Dio è nei cieli, non è letterale, perché in rigore non si può dire che Dio sia in un posto, perché come sappiamo non è circoscritto da nulla, da nessuno spazio, da nessun tempo. Ma quello che chiariscono qui le anime in questo Padre nostro originale che dicono è che si dice così perché le creature favorite di Dio sono in cielo, sono gli angeli. E quindi è bene che gli uomini che stanno recitando questo ricordino la gerarchia del creato nella quale loro stessi umani non occupano il primo posto in assoluto. Furono creati dopo gli eterni angeli e l'amore prediletto, diciamo, di Dio sono gli angeli, non loro. E al verso quarto, di nuovo dal Vangelo, laudato sia il tuo nome, il tuo valore da ogni creatura, com'è degno di render grazie al tuo dolce vapore. Che il tuo nome sia lodato e tradizionale, valore biblicamente rimanda alla sapienza di Dio che si irradia agli altri, e quindi è bene che queste anime riconoscano che la sapienza è originariamente divina e che ogni conoscenza umana deriva da essa, e quindi è degno, aggiungono, che ogni creatura renda grazie del valore nella misura in cui gli è data come vapore a ogni persona. Quindi il fatto di riconoscere dalla grazia divina anche la propria capacità di conoscere, il che è una cosa che Dante come pellegrino ha imparato bene, se come scrittore, dopo essere tornato in terra, quando si accinge a scrivere il canto di Ulisse, vi ricordate?
e dichiara di voler frenare il suo ingegno, dice che lo deve, insomma, alla grazia, che l'intelligenza che lui ha non è qualcosa di cui può vantarsi, ma è un dono che deve ringraziare. E al verso settimo, di nuovo torna all'orazione di Gesù, venia per noi la pace del tuo regno, conosciamo perfettamente questo, ma si aggiunge come appunto rimprovero alla superbia che si sta purgando, che noi ad essa non potem da noi, se la non vien, con tutto nostro ingegno. Cioè, già che noi non possiamo raggiungere la pace, se essa non viene a noi, dataci per grazia, neanche facendo uso di tutto il nostro ingegno. Importantissima dichiarazione che Dante stesso deve imparare, e cioè che l'ingegno proprio non è sufficiente per raggiungere la verità ultima. E infatti lo si ricorda qui con un termine che è molto pregnante lungo tutta la commedia, che è ingegno. Vi ricordate, Dante la usa per la prima volta nel secondo canto dell'Inferno, nell'invocazione alle muse: o muse, o alto ingegno, or m'aiutate. Torna a usarla in un modo molto pregnante nel decimo dell'Inferno, quando Cavalcante di Cavalcanti, morto nell'anima per la miscredenza, domanda a Dante se lui è lì, cioè sta facendo da vivo il viaggio nel mondo dei morti per altezza di ingegno, dov'è suo figlio Guido, che non a caso comparirà in questo stesso canto. E Dante risponde con una citazione evangelica: da me non vegno, cioè mi manda la grazia, non vengo per l'altezza del mio ingegno. Lo stesso ingegno che appunto più avanti, in rapporto con il canto di Ulisse, Dante dice di dover frenare. E al verso decimo: come del suo voler gli angeli tuoi fan sacrificio a te cantando Osanna, così facciano gli uomini dei suoi. Cioè, nello stesso modo in cui gli angeli sacrificano la loro volontà cantando Osanna, facendola coincidere perfettamente con la volontà divina, che così facciano gli uomini con il proprio volere, abbandonandosi umilmente al volere divino, senza contrastarlo. Da oggi a noi la quotidiana manna. Allora, qui Dante chiaramente sta traducendo il panem nostrum della Vulgata con la manna, che è il pane che ricevevano da Dio nell'attraversare il deserto, vero? Del Sin, gli ebrei, e che era interpretata cristianamente come la grazia, come il pane spirituale di cui avevano bisogno per tornare alla terra promessa. Quindi da oggi a noi la quotidiana manna, cioè la grazia, senza la quale per questo aspro deserto a retrovar chi più di gir s'affanna. Un'altra affermazione molto legata al rischio della superbia, che abbiamo anche considerato nel canto decimo, vi ricordate, in queste bellissime terzine nelle quali Dante esclama che non abbiamo niente da cui superbirci, visto che siamo come larve destinate a formar l'angelica farfalla. Anche lì compariva quest'idea dei retrosi passi, cioè dei passi che sembrano di andare avanti, ma che non solo sono destinati a fallire nel raggiungimento della verità ultima, ma che anzi fanno tornare indietro, perché allontanano per superbia dall'atteggiamento salutare di capire i propri limiti e abbandonarsi ai misteri divini. E al verso 16,
E come noi lo mal che avem sofferto perdoniamo a ciascuno, e tu perdona, benigno, e non guardarlo nostro merto, cioè perdona i nostri peccati, così come noi perdoniamo chi ci offende, ma non guardare se ce lo meritiamo, daccelo gratuitamente questo perdono. E al verso 19, vi ricordate? Non lasciarci cadere nel male, non lasciarci cadere in tentazione, nostra virtù che di leggerezza dona, non spermentar con l'antico avversario, ma libera da lui che si lastrona. Cioè il riconoscimento esplicito che la nostra virtù umana, di legger vuol dire facilmente, s'adona, cioè si fiacca, si lascia sconfiggere. La nostra virtù, non sperimentarla, non metterla alla prova con l'antico avversario, chiaramente il male, ma libera da lui che così la stimola, che è così sollecito verso di noi. Qui è finita la serie di terzine che rimandano esplicitamente alla preghiera evangelica, ma queste anime del purgatorio ne aggiungono un'altra. Quest'ultima preghiera, Signor caro, già non si fa per noi, che non bisogna, ma per coloro che dietro a noi restaro. C'è quest'ultima preghiera, che secondo la maggior parte degli interpreti sono i versi immediatamente precedenti, cioè quelli che parlano della possibile tentazione del male, non la diciamo per noi perché noi ormai anime salve, non siamo possibili vittime della tentazione del male, ma per quelli, la facciamo per quelli che restarono in vita dietro di noi, cioè per noi che stiamo leggendo. Questa è l'interpretazione più tradizionale. Come al solito, in 700 anni di lettura, voi potete immaginare che ce ne sono altre. Ci sono intanto coloro che ritengono che quest'ultima preghiera non indica soltanto l'ultima terzina, bensì le ultime tre, cioè dal verso 13, quindi la richiesta della grazia, la richiesta di perdono, non solo la richiesta di protezione contro la tentazione, perché infatti, se sono salvi, la grazia l'hanno già ottenuta e chiaramente se sono in purgatorio si sono già pentiti e sono stati perdonati. E secondo altri, anche coloro che dietro a noi restarono, non siamo noi vivi, che siamo dietro loro nel cammino della vita, bensì quelli che sono nell'antipurgatorio, che non hanno ancora avuto accesso al purgatorio vero e proprio, quindi sono versi come al solito travagliati. Su quello che non ci sono discussioni è che qui al verso 24 si chiudono le virgolette con cui si apriva il canto, quindi sono finite le parole dei penitenti e riprende al verso 25 il Dante poeta. Così a sé noi, buona Ramonia, quell'ombre orando, andava sotto il pondo, simile a quel che talvolta si sogna, disparmente angosciate tutte a tondo, e lasse su per la prima cornice, purgando la caligine del mondo. Cioè così, quelle ombre, orando per loro e per noi, buona Ramogna. Ramogna è una parola un po' misteriosa di cui non si conosce l'etimologia, l'origine, ma probabilmente vuol dire rimprovero o secondo altri presagio. Andavano sotto il pondo, cioè sotto i pesi che vanno caricando. Vi ricordate che queste anime camminano molto lentamente, del tutto rannicchiate sotto il peso di grandi sassi, per cui Dante e Virgilio fecero fatica a capire che si trattava di anime. E Dante qui aggiunge una delle sue geniali osservazioni che permettono di avvicinare la straordinaria realtà che sta vedendo alla nostra, simile a quel che talvolta si sogna, cioè
come quell'oppressione che uno sente negli incubi, quella sensazione di oppressione che non ti permette di muoverti, che è una cosa abbastanza comune anche nei sogni nostri, questa sensazione di paralisi, no? Di voler muoverci è qualche peso che ci impedisce di andare avanti. Come dicendo, voi non ci siete ancora stati, ma questo è un peso che tutti noi portiamo. Perciò a volte sogniamo di essere oppressi da un peso che non ci permette muoverci. Questo perché, appunto, come vedremo più chiaramente nel prossimo canto, Dante considera, e questo è tradizionale, che la superbia è il peccato più proprio dell'umanità. Quello che più definisce l'uomo come genere. Perciò cerca sempre di generalizzare le affermazioni sulla superbia. Allora, orando questa buona rampogna, andavano queste ombre, queste anime sotto il peso, sperimentando quello che tutti noi a volte abbiamo sognato, disparmente angosciate, di nuovo si ricorda che il peso delle anime che le anime portano è individuale, non sono tutti pesi uguali, il che c'era già stato detto, vi ricordate, nel canto decimo, e lasse, cioè stanche, super la prima cornice purgando l'impurizia, la caligine del mondo di cui si sono macchiati in vita. E quindi Dante qua, come scrittore, al verso 31, interrompe la narrazione per esclamare: se di là, cioè nel mondo dei morti, nel purgatorio, ben per noi si dice, cioè si fa una preghiera che riguarda noi, che non si deve fare di qua nella vita per loro, da chi è in grazia di Dio, chi ha buona radice verso il bene. Cioè è un invito veemente del Dante scrittore a pregare per le anime del purgatorio, quasi come dovere verso coloro che si ricordano di noi, che questa è una grande, diciamo, innovazione dantesca, il fatto che quelli che sono nell'aldilà non solo si ricordano dei parenti e degli amici, ma hanno la delicatezza di includere nelle loro preghiere dei versetti che non riguarda, di cui loro stessi non hanno bisogno, ma solidalmente pregano per quelli che sono rimasti nella vita dietro di loro e quindi per noi vivi. E quindi Dante ci invita a stabilire un rapporto di reciprocità tra le anime dei morti destinate alla salvezza e le anime dei buoni che sono ancora legate ai corpi qui al mondo. E infatti si dà questa risposta alla domanda: che si deve fare? Ben si dee loro atar, lavar le note che portar quinci, sicché mondi e lievi possano uscire alle stellate ruote. Cioè, è vero che bene è che si deve aiutare loro a lavare le note che portar quinci, cioè le macchie che portarono da qui, dal mondo, in modo che mondi, cioè puliti e leggeri, lievi, possano uscire dalla montagna verso le ruote stellate dei cieli. Quindi volare alle stelle. È finita questa digressione del Dante autore. Come al solito, al verso 37, Virgilio comincia a domandare a queste anime qual è la salita più facile, per continuare la strada insieme a Dante. Ma questa volta Dante ce lo racconta in un modo un po' particolare, perché ve lo dico affinché capiate la terzina che va dai versi 46-48, perché è un modo del tutto inconsueto in cui Dante
presenta prima, tra il verso 37 e il 45, le parole di Virgilio. Poi dice tra i versi 46 e 48 che non ha capito chi ha risposto alle parole di Virgilio, ma che qualcuno disse quello che lui trascrive poi dal verso 49 e i seguenti. Allora, leggiamo dal verso 37. Desse giustizia e pietà vi disgrievi tosto, sì che possiate muover l'ala che secondo il disio vostro vi lievi, mostrate da qual mano inver la scala si va più corto, e se c'è più d'un varco, quelle insegnate che mener tocala. Allora inizia Virgilio, de attraverso questa, diciamo, interiezione di oralità tipica, dai, se la giustizia e la pietà, le due prerogative di Dio, che erano manifestate dalle due chiavi, vi ricordate, quella d'oro e quella d'argento, che dell'assoluzione, dell'analisi dei peccati che dovevano ancora lavare queste anime. Vi disgrievi tosto, cioè vi levi d'addosso la gravità, il peso di queste pietre al più presto, in modo che possiate muovere l'ala, quindi uscire in volo, che vi elevi, cioè che vi sollevi a seconda del vostro desiderio. Importantissima affermazione di Virgilio, che ci dà l'idea, contro tanti che insomma ultimamente, perché ultimamente è di moda denigrare Virgilio, ma guardate che cosa sa Virgilio anche della condizione dei beati, cui non andrà mai, no? Ma questo è tutto un vocativo, diciamo, attraverso il quale, attraverso questo sé desiderativo, è come se chiedesse l'informazione in nome che voi possiate volare subito e quindi liberarvi subito dal purgatorio, che vi elevi a seconda del vostro desiderio. Questo è importante, cioè Virgilio sa una cosa che Dante comproverà nel paradiso, e cioè che così come ogni anima del purgatorio è individualmente caricata, in questo caso di pesi diversi, avrà in paradiso anche un grado di beatitudine diverso a seconda del desiderio che lo porta in paradiso. E cioè che il paradiso non è tutto, è tutto uno, per carità, è tutto uno. E quello che hanno in comune i salvati, i beati, è che ognuno ha esattamente quello che vuole, è completamente appagato nel proprio desiderio, ma non ogni desiderio è uguale. E quindi ognuno otterrà quel che desidera, ma non tutti desiderano lo stesso. Questo lo vedremo con calma l'anno prossimo. Allora, in modo che vi liberiate presto, dice Virgilio, al verso 40, mostrateci da quale parte verso la scala si va più brevemente, cioè si arriva nel modo più veloce, e se c'è più di un passaggio, indicateci quello che ha minor pendenza che questi, verso 43, già che questi, c'è Dante che viene con me, per il peso della carne di Adamo da cui si veste ancora, cioè la carne fragile, corruttibile, posteriore al peccato, e parco, cioè è lento al montar su, nell'andare su, di sopra, contra sua voglia, suo malgrado, cioè vorrebbe andarci più veloce, ma il peso della carne di Adamo gli impedisce di farlo più velocemente. È molto importante il ricordo qui, chiaramente qui, diciamo, la carne di Adamo è una perifrasi per far capire a queste anime che Dante è vivo e che quindi non può fare facilmente la salita. Ma è importante che si ricordi qui Adamo,
poi, come vedremo, si ricorderà Eva, perché appunto il primo peccato, il peccato originale, come avremo modo di dire più in dettaglio quando arriveremo all'Eden, è anche un peccato di superbia. Perciò è l'origine appunto non solo storica, ma anche teologica del male tra gli umani. Qui sono finite le parole di Virgilio, ma come dicevamo prima, Dante non ce l'ha detto e al verso 46 vedete come molto velocemente ci dice che non sa chi ha risposto a queste che erano state parole di Virgilio. Le loro parole che rendono a queste che dette aveva colui che li seguiva non fur da cui venisser manifeste. Cioè le parole loro che risposero a queste che aveva detto Virgilio, colui che io inseguivo, non si seppe chi le disse, non fu manifesto chi le disse. Questa è la solita perfetta verosimiglianza del libro. Siccome questi sono tutti rannicchiati, Dante non può vedere le loro bocche. E allora sente che escono delle parole, ma non riesce a individuare chi è che le disse. Cioè, questo è di una perfezione narrativa veramente. Insomma, è stupefacente. Ma fu detto, verso 49, cioè Dante dice alle parole che disse il mio maestro, che capiamo sono le precedenti, qualcuno rispose, ma noi sa non sappiamo che, ma effettivamente qualcuno disse, verso 49, a man destra per la riva con noi venite e troverete il passo possibile a salire persona viva. Cioè, seguiteci, camminate insieme a noi verso destra e troverete un passaggio agevole per Dante e il suo corpo mortale. E al verso 52, Dante e Virgilio non vedono da dove viene questa voce, ma appare per la prima volta un io, quindi in mezzo alla massa corale che c'era prima, che diceva la preghiera, si va avanti un io individuale che è il primo dei personaggi che diciamo conformano la seconda parte del canto. Verso 52 allora. E se io non fossi impedito dal sasso che la cervice mia superba doma, onde portar convien il viso basso, cotesti che ancor vive non si noma, guarderei io per veder se il conosco e per farlo pietoso a questa soma. Vedete quest'anima? Per la prima cosa che fa è dare a Virgilio l'indicazione di cui lui ha chiesto, ma immediatamente dice: se io non fossi impedito da questa pietra che sta domando la mia cervice superba, anche questo è un eco scritturale, la cervix, la cervix, quelli che alzarono troppo la testa e che ora la devono tenere in basso, quindi no, lui non può vedere Dante in faccia, onde per cui, verso 54, è necessario che io porti il viso basso, quindi qui si esplicita la natura del contrapasso. Questa pietra sta domesticando, sta domando la mia testa altera, facendomi guardare verso il basso. Cotesti, cioè questo qua di cui parli tu, Virgilio, dicendo che è vivo, che vive ancora e non è ancora nominato, io guarderei, se potessi, per vedere se lo conosco e per renderlo pietoso nei confronti di questo peso mio. Cioè, il solito atteggiamento delle anime che vengono a sapere che Dante è vivo e approfittano per domandargli delle preghiere o di inviare dei messaggi in terra, mosso Dante dalla pietà. E quindi immediatamente, senza poter guardare Dante in faccia, la stessa anima, al verso 58, si presenta. Io fui latino e nato d'un gran tosco. Guglielmo Aldobrandesco fu mio padre. Non so se il nome suo già mai fu vosco. Bellissima presentazione che rende lo stato di tensione di quest'anima che è ancora macchiata della tendenza verso la superbia, ma consapevole che la deve pulire.
E quindi la prima cosa che dice è: io fui latino, cioè italiano, e nato da un grande toscano. Quindi si vanta in qualche modo della propria origine, che è appunto la causa per la quale sta lì purgando la superbia. E infatti immediatamente nomina il padre con nome e cognome che quasi occupa l'intero verso: Guglielmo Aldobrandesco fu mio padre. Quasi con orgoglio di questo celebre signore feudale toscano, che era un feroce avversario del comune di Siena, come ora vedremo, famosissimo, per cui questo ha capito che Dante probabilmente lo conosce, ma immediatamente, siccome è in purgatorio e ormai è consapevole che questa superbia è quella che deve pulire, passa un estremo forse opposto, un po' esagerato, perché aggiunge: non so se qualche volta avete sentito il suo nome. Come dicendo: mi sono appena vantato di mio padre, ma subito dopo mi rendo conto che io devo alimentare l'umiltà e non la superbia che mi ha caratterizzato in vita. E infatti, al verso 61, confessa esattamente in che cosa è consistito il suo peccato. L'antico sangue e l'opere leggiadre di miei maggior mi fer sì arrogante che, non pensando alla comune madre, ogni uomo ebbe in despetto tanto avante ch'io ne morì, come i sanesi sanno e sanno incampagnati ogni fante. Cioè il sangue antico, no? La procedenza nobile e le opere leggiadre dei miei maggiori, le opere eleganti, belle, famose dei miei antenati, mi fecero così arrogante che, senza considerare che siamo tutti figli di Eva e quindi dell'altra grande collaboratrice del peccato originale, che è, come dicevamo, di superbia, io ebbi in dispetto ognuno così tanto, tanto avante, che io ne morì, cioè morì per colpa di quello, come sanno i sanesi, cioè gli abitanti di Siena, e lo sa in Campagnatico, che è un paese sempre della Toscana, vicino a Grosseto, quindi molto vicino a Siena, ogni fante, ogni bambino. Effettivamente, come ci dicono i commentatori antichi, questo Umberto Aldobrandesco, come si presenterà ora con il suo nome di battesimo, fu assassinato a Campagnatico, secondo alcuni affogato da dei sicari, secondo altri ammazzato, insomma, in piazza, in mezzo di una rissa, ma evidentemente lui stesso attribuisce la propria morte al suo comportamento arrogante, come se lui stesso avesse provocato in qualche modo la propria morte. E vedete questa tensione di cui vi parlavo. La prima cosa che aveva detto è che era nato da un grande toscano e l'aveva nominato. Poi ha confessato la propria colpa e solo ora si presenta con il nome di battesimo al verso 67: io sono Umberto, e non pure a me danno superbia fa, che tutti i miei consorti a ella tratti seco nel malanno. Cioè, non solo la superbia ha danneggiato me, già che tutti i miei consorti, cioè tutti quelli della mia famiglia, sono stati trascinati dalla superbia nel malanno, cioè tutta la mia famiglia è stata offesa dalla superbia. E al verso 70 aggiunge: e qui conviene che io questo peso porti per lei, tanto che a Dio si soddisfaccia, poiché io non il fe tra vivi, qui tra i morti. Cioè, qui in questa cornice è necessario che io porti questo peso per lei, cioè a causa della superbia, tanto tempo quanto sia necessario per soddisfare il mio debito con Dio,
qui tra i morti perché io non lo feci tra i vivi. Importantissimo inciso che serve a invitare noi, umani vivi superbi, a cominciare già a caricare questo peso per arrivare più presto, dopo la morte, a Dio. E infatti vedremo che questo inciso brevissimo del verso 72 anticipa in qualche modo l'ultima storia che vedremo, che si presenta qua in questo episodio, di uno che in vita si umiliò e in quel modo accelerò la sua ascesa in purgatorio. Allora, finite al verso 72 le parole di questo personaggio, che secondo l'unanimità dei commentatori rappresenta un primo tipo di superbia delle tre possibilità che sono rappresentate in questo canto, che sarebbe l'alterizia gentilizia, cioè l'arroganza del sangue, della stirpe. Dante al verso 73 riprende la narrazione e, come il suo solito, ci dice in quale posizione fisica era mentre ascoltava queste parole, il che, come al solito, anche avrà un valore simbolico. Ascoltando chinai in giù la faccia. Primissima spia dell'identificazione di Dante con queste anime penitenti. Il fatto di abbassare la faccia, come sono loro, e quindi di assumere una posizione analoga ai penitenti di superbia, suggerendo che anche lui è destinato a passare molto tempo lì. E un di loro, non questi che parlava, cioè un altro di questo gruppo, si torse sotto il peso che l'impaccia, cioè si girò, storcendosi per guardare Dante, mantenendo comunque la pietra, e videmi e conobbemi e chiamava, vedete l'uso geniale del polisindeto, e mi vide, mi conobbi e mi chiamava, questa ripetizione di e per dare idea della velocità, dell'ansia con la quale quest'anima, che evidentemente ha riconosciuto Dante, e allora vuole che Dante resti. Dante chiaramente cammina con il viso basso, ma siccome non carica alcuna pietra, può andare più veloce degli altri. Ma qualcuno lo riconosce e lo chiama affinché Dante trattenga il passo e si soffermi a parlare con lui. Allora videmi e conobbemi e chiamava, tenendo gli occhi con fatica fisi a me che tutto chin con loro andava. Cioè, mantenendo con fatica gli occhi fissi in me, che io che camminavo insieme a loro del tutto chino. Di nuovo si enfatizza la propensione di Dante verso la superbia, così come vedremo tra qualche settimana, per quel che riguarda l'invidia, che è il secondo peccato capitale, i cui penitenti occupano la seconda cornice, si enfatizzerà proprio la distanza tra il contrappasso loro e la condizione di Dante. Quindi Dante ci vuole lasciare tranquilli che almeno di invidia non si è macchiato, ma di superbia invece, come sarà esplicito nei prossimi canti, chiaramente sì. Allora, visto che al verso 79 inizia un episodio che è tra i più famosi del libro, vi propongo di fare i 5 minuti di pausa ora, durante i quali chi di voi ha delle domande da fare, vi prego di inviarle alla chat. Sono le 3:05, alle 3 riprendiamo la lettura. Grazie. Rieccoci, non c'è niente sulla chat, quindi sono stata chiarissima o vi siete addormentati? È tutto chiarissimo. Bene, grazie. Bene, allora riprendiamo dal verso 79.
Vi ricordate che qualcuno dei penitenti ha riconosciuto, ha guardato con difficoltà, torcendo il collo per vedere Dante, l'ha riconosciuto e l'ha chiamato, e evidentemente è un italiano che Dante conosceva. Quindi al verso 79 inizia appunto questo personaggio a parlare. Oh, disse io lui, non sei tu derisi l'onor d'Agobbio e l'onor di quell'arte che alluminar chiamata è in Parisi? Cioè Dante, sentendosi interpellare, dice: Oh, no, tu non sei oderisi l'onore di Gubbio e l'onore di quell'arte che a Parigi si chiama illuminare? Questo personaggio che per i lettori contemporanei di Dante veniva riconosciuto subito, è Oderisi da Gubbio, era un famosissimo miniatore, e cioè di quelli che facevano i disegni che si chiamano illuminazioni attorno alle lettere principali dei manoscritti, che è un'arte bellissima del resto. Che visse per la maggior parte della sua vita a Bologna e probabilmente è lì che Dante lo conobbe, e che qua effettivamente Dante riconosce come l'onore di Gubbio e l'onore dell'arte dell'illuminazione. Queste due parole, questa parola che qui si ripete due volte, no? L'onore, ci ricorda l'associazione tra onore e fama. Vi ricordate che fin dall'inizio dell'Inferno si stabilisce quando Dante dice a Virgilio: O tu degli altri poeti onore e lume, e quando poi, arrivando al limbo, nel canto quarto dell'Inferno, Dante riconosce questo gruppo di anime onorevoli che popolano il castello nobile, nel quale sono appunto le anime dei famosi. Allora, la pagina. Siamo al verso 79 e seguenti. Non so se era una domanda per me o qualcuno ha parlato con il microfono aperto per errore. Allora, quando abbiamo letto quel canto quarto dell'Inferno, abbiamo notato una cosa abbastanza stupefacente, perché lì Virgilio spiega a Dante che la fama che questi filosofi, scienziati, poeti ebbero e hanno tuttora nel presente della narrazione nel mondo gli fa meritare una grazia speciale da parte di Dio che li colloca in questo posto più in alto. Sempre ovviamente nell'esilio dalla visione beatifica, quindi comunque in inferno, ma un posto dove, almeno come dice un mio amico, non ci sono i bambini, dicendo come scherzo, perché sapete che tradizionalmente il limbo è quello dei bambini, no? È il limbus puerorum. In questo nobile castello dove sono circondati, sono intanto in un prato dove ci sono fiori. Parlano di letteratura, come vedremo un po' più avanti. E quindi vi ricordate perché vi porto con la memoria quell'episodio? Perché quella è la prima volta nella commedia dove appare in un modo veramente sublime e nel contempo tragico l'opposizione tra la fama nel mondo e la gloria cui queste anime sono. Diciamo di cui queste anime sono esiliate, bandite, perché vi ricordate che loro sono appunto attorno a un lume che è circondato, avvolto dalle tenebre che rappresentano la mancata fede. E infatti questo topos dell'opposizione tra la fama che Dante qui chiamerà vanagloria, la fama nel mondo, che è, diciamo, un valore altissimo, ma sempre del mondo e quindi sempre destinato a perire, e la gloria che invece è eterna, la vera gloria di Dio, questo topos
si riprende qua chiaramente ormai già sotto il segno della salvezza. Quindi quando Dante riconosce, si commuove di vedere uno che è famoso e che gli dice che l'onore di Gubbio, cioè che rende onorevole la sua città, il suo borgo, è l'arte al quale si è dedicato, Oderisi al verso 82 risponde con il solito vocativo frate che mette se stesso e l'interlocutore allo stesso livello e che è sempre segno di umiltà. Frate, disselli, più ridon le carte che pennelleggia Franco Bolognese, l'onore è tutto or suo, è mio in parte. Cioè, fratello, le carte che pennelleggia Franco Bolognese, un miniatore di cui non sappiamo niente, ridono, cioè luccicano di più. Quindi sono più belle, sono più colorite o sono più luminose. Su questo ci sono disquisizioni enormi, però non entriamo nel merito. L'importante è che qui, come dice al verso 84, Oderisi sta riconoscendo che l'onore dell'arte di illuminare, ora questo or è molto importante perché riguarda la temporalità della fama, come vedremo dopo. È suo, l'onore suo è di un altro miniatore e in lui sta diminuendo. E immediatamente dopo aver riconosciuto l'eccellenza di un collega più giovane, al verso 85 chiarisce: ben non sarei io stato sì cortese mentre ch'io vissi, per lo gran disio dell'eccellenza, ovvero mio cuore intese. Cioè, è vero che io, mentre vivevo, non sarei stato così cortese, non avrei avuto questa considerazione generosa nei confronti del mio collega a causa del grande desiderio di eccellenza che sollecitava il mio cuore. Importante questa associazione tra superbia e desiderio di eccellere sugli altri. Perché, come vedremo quando arriveremo al centro del Purgatorio, nel canto 17, dove Virgilio spiegherà a Dante l'ordinamento dei peccati del Purgatorio, la definizione di superbia sarà molto legata appunto a questo desiderio di eccellere, cioè di essere al di sopra degli altri. E quindi vedete come in Oderisi è un po' più matura non la conversione, la penitenza, il lavoro su se stesso, no? Perché la prima cosa che gli viene è quella di dichiarare il collega migliore di sé, è più onorato, più famoso. E immediatamente spiega Dante che in vita non l'avrebbe fatto, quindi che perciò adesso si sta pulendo. E al verso 88 aggiunge: di tal superbia qui si paga il fio, cioè di questa superbia, cioè del desiderio di eccellenza che mi portò a non riconoscere la qualità del lavoro altrui, qui si paga il debito. E ancora non sarei qui se non fosse che possendo peccarmi volsi a Dio. E non sarei ancora arrivato qua, cioè sarei ancora nell'antipurgatorio, se non fosse che quando avevo ancora la possibilità di peccare, mi convertì. E quindi ecco una giustificazione su perché Dante, essendo Oderisi morto da poco, è già nella prima cornice, perché ha cominciato la sua penitenza in vita e non come Umberto Aldo Brandeschi, che ha detto l'altra volta: sono ancora qui nonostante sono morto da molto tempo, perché in vita non abbassai la cresta, come si dice oggi. E al verso 91 inizia il discorso più famoso del canto, che coinvolge Dante in un modo velato, ma comunque chiaramente riconoscibile. O vana gloria dell'umane posse. Cioè, o gloria vana, cioè destinata a perire, delle potenze umane, delle posse, no? Delle potenze, delle capacità umane.
con poco verde sulla cima dura, se non è giunta dalle dati grosse. Cioè, quanto poco dura nella cima del ramo, essendo verde, la metafora è come se fosse una foglia d'albero, la fama, se non è succeduta dalle dati grosse, cioè se dopo una generazione di grandi capacità umane è assecondata da un'altra dove sono tutti ignoranti. Cioè, che sta dicendo? La fama dura poco. Se dura un po' è perché quelli che vengono dopo sono delle bestie. Cioè, non è merito di chi è famoso, ma demerito di quelli che vengono dopo. E passa a dare, prima aveva riconosciuto, diciamo, il sopravvento di Franco Bolognese, la cui fama è subentrata in quella propria. E adesso comincia a parlare di pittura, verso 94. Credette Cimabue nella pittura tenerlo campo e ora ha giotto il grido, sicché la fama di colui è scura. Cioè Cimabue, che era il fiorentino maestro di Giotto, quello che veramente fa evolvere la pittura toscana, lo si vede nei corsi di storia dell'arte, è classico far vedere i due crocifissi dipinti da lui che segnano un passaggio molto interessante verso l'umanesimo, uno dei quali è stato rovinato durante l'allagamento di Firenze negli anni 70, ma di cui abbiamo fotografie. Cimabue, dice Oderisi, credeva di essere il più importante del campo della pittura. E ora, invece, è Giotto quello il cui nome grida la gente, quindi quello più famoso. Giotto, invece, lo conoscete benissimo, immagino. Se non altro dagli affreschi di Assisi, vero? E che nelle cronache del Villani è riconosciuto come il più grande pittore italiano, mentre di Cimabue non si parla più, amico di Dante del resto, Giotto. Ora Giotto ha il grido, in modo che la fama di colui, cioè di Cimabue, si è oscurita, cioè non c'è più, non la si sente più. E immediatamente, dopo questo passaggio, che secondo gli storici dell'arte è la fondazione della disciplina, cioè in queste terzine c'è per la prima volta la considerazione che l'arte va cambiando e non implica un nuovo movimento o un nuovo artista, non implica il superamento del precedente, bensì un cambiamento. È che è così che l'arte evolve, insomma, ma non in senso assiologico, non è che è meglio quello che viene dopo, ma che è parte dell'arte come manifestazione umana, il cambiamento costante. Al verso 97 si passa alla letteratura che chiaramente coinvolge Dante stesso. Così ha tolto l'uno all'altro Guido la gloria della lingua. E forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido. Cioè così un Guido ha tolto all'altro Guido la gloria della lingua poetica. Cioè Guido Cavalcanti, che abbiamo appena ricordato a proposito della parola ingegno, il primo amico di Dante, da come lui lo nomina nella Vita Nuova, che era già morto, scusate, che era vivo nel 1300, ma morì pochi mesi dopo, vi ricordate? Ne abbiamo parlato a proposito dell'incontro di Dante con suo padre nel Cerchio degli Eretici. Cavalcanti ha tolto la gloria della lingua a Guido Guinizelli, il poeta bolognese che Dante,
tra alcuni canti, quando si avvicinerà all'Eden, riconoscerà, lo vedrà tra i penitenti di lussuria e lo vorrà abbracciare come il padre suo e degli altri che hanno scritto rime dolci di amore. Di Guinizelli è questa famosissima canzone, Al cor gentil rempaira sempre amore, che gli stilnovisti, tra cui il Dante giovane, riconoscevano come una sorta di manifesto del Dolce Stil Novo, perché poneva in versi per la prima volta un principio centrale della filosofia appunto stilnovistica, che è l'identità tra nobiltà di cuore e amore spirituale, vero? Allora Dante qui ha messo in bocca di Oderisi, che Cavalcanti ha preso il posto di Guinizelli nella superiorità poetica, e quello che è più significativo è che, in un modo indiretto, ma chiaramente identificabile, nella seconda metà del verso 98 e nel 99 si fa riferimento a uno che è già nato, che caccerà dal nido tutti e due i guidi, che diventerà più famoso come poeta di Guinizelli e di Cavalcanti, che secondo la quasi unanime opinione dei dantisti è Dante stesso. Non sarebbe da sorprendere, insomma. Questo è un passaggio molto significativo, e ora diciamo io cercherò di mettere le mani avanti, perché dalla mia esperienza docente questo può creare degli equivoci, perché la prima reazione spontanea è dire: ma insomma, Dante chi si crede di essere, no? Ha messo come scrittore in bocca di un penitente superbo un'affermazione che implica una superbia da parte sua, no? Qualcuno di voi mi dice di sì, ma stiamo attenti a questo. È molto importante capire bene questo, perché altrimenti rischiamo di pensare che Dante, come scrittore e come uomo, ha speso 15 anni della sua vita a guadagnarsi l'inferno. Dante, diciamo, come personaggio scrittore, e probabilmente anche come uomo, anche se questo non lo sapremo mai, e questo che dirò ora si capisce dall'intera lettura del libro, che comprende alcune parti alle quali ancora non siamo arrivati in questo corso, è un personaggio consapevole della propria intelligenza, della propria capacità poetica, perciò quando inizia a scrivere l'Inferno, e cioè ha già fatto il viaggio, ha già fatto questo cammino di purgazione, ha già visto Dio, quindi non può sbagliare, ciò nonostante nell'invocazione alle muse dice: o alto ingegno. Quindi lui è consapevole, virtuosamente consapevole dell'altezza della sua intelligenza, ma lungi dal vantarsene, dal credere che questo sia un merito, qualcosa di cui andare fiero, vive questa sua superiorità come un dono divino che in qualche modo deve assecondare. Perciò frena il suo ingegno quando si accinge a scrivere il suo incontro con Ulisse. Perciò in questo stesso canto, come pellegrino, cammina capochino, riconoscendosi nella tendenza peccaminosa della superbia. E perciò, come scrittore, mette in bocca di un penitente di superbia la sua inclusione in una serie di poeti in cui lui è parte di una serie, destinato quindi a superare Guido e poi a essere superato. Perché appunto quello che gli sta dicendo qui Oderisi è:
Ieri ero io famoso, ora è Franco Bolognese, domani lo sarà un altro. La stessa cosa capiterà con la pittura e capiterà con la poesia. E infatti, se noi oggi, 700 anni dopo, stiamo leggendo questo libro e non leggendo né i libri di Cavalcanti né i libri di Guinizelli, la cosa che invece ci dovrebbe stupire non è che Dante metta, tra virgolette, se stesso nella serie, ma il fatto che consideri che poi dopo di lui ne verranno altri. Questo ci dovrebbe stupire. Quindi Dante si cura molto sia della superbia che della falsa modestia. Lo sa di essere stato copiosamente dotato di una grande facilità poetica. Lo sa, ma sa anche che quella grande facilità, se non la usa al servizio della missione divina, può perderlo. E lo può perdere appunto nella superbia della bravura poetica. E infatti, guardate, dopo aver nominato, non nominato, dopo aver alluso indirettamente a Dante nel verso 99, come continua il discorso al verso 100? È sempre Oderisi che parla. Non è il mondan romore altro che un fiato di vento, che or vien quinci, or vien quindi, e muta nome perché muta lato. Cioè la fama è come un soffio di vento, che a volte tira da un lato, a volte da un lato, dall'altro, e cambia nome perché cambia la direzione. Ma è lo stesso, importantissima questa figura. Che cosa sta dicendo Oderisi a Dante? Che sia Guinizelli, che Soffia da qui, che sia Cavalcanti, che sia Alighieri, è la stessa aria. È lo stesso bisogno che hanno gli umani di distinguere uno che è più bravo degli altri. Ma come il vento cambierà di nuovo lato e cambierà di nuovo cognome, e sarà Ariosto, sarà Tasso, sarà Leopardi, sarà Montale. Va bene? E infatti poi lo interpella immediatamente in seconda persona, al verso 103. Perché Oderisi chiaramente vede il futuro come tutti i morti e sa che Dante è destinato ad avere un nome famoso. Il Dante che non ha ancora scritto la commedia e che la dovrà scrivere dopo. E leggiamo questi versi che sono difficili da parafrasare, vediamo se riesco a spiegarveli bene. È una domanda retorica, che inizia al verso 103 e finisce al verso 106. Che voce avrai tu più, cioè quanta più fama tu avrai, se vecchia scindi da te la carne, cioè se muori vecchio, quando la tua anima si divide dalla carne vecchia, quanto più famoso sarai tu? Se muori vecchio e quindi riesci a portare a termine la tua opera, che se tu fossi morto prima di lasciare il pappo il dindi, cioè le parole che dicono i bambini piccoli che non sanno parlare, prima che passi 1000 anni. Che cosa vuol dire la domanda retorica? È quando passeranno 1000 anni. Da questo momento, quanto più famoso sarai tu se muori vecchio e hai scritto la tua grande opera, che se tu fossi morto quando non potevi neanche dire le parole degli adulti? Cioè, la risposta alla domanda retorica è: nessuno, sarà lo stesso, nessuno si ricorderà di te. Si capisce l'idea? Cioè, tra 1000 anni sarà lo stesso se tu hai scritto la migliore delle opere che se tu non hai imparato nemmeno a parlare come un adulto.
Certo che leggendo questo nel 2021 è da domandarsi se questa profezia si avvererà o meno, no? Perché siamo più vicini ai 1000 anni e continuiamo a leggere Dante nonostante quest'idea. E immediatamente dopo aver detto questo, al verso 106 aggiunge Oderisi che più corto spazio all'eterno, cioè i 1000 anni, che ora ti sembrano tanti, perché avere una fama di 1000 anni sarebbe una cosa notevole, ma i 1000 anni sono uno spazio più corto in confronto con l'eternità di quanto sia corto un battere di ciglia in confronto con il cielo che si muove più lentamente attorno alla Terra. Questo cielo è probabilmente il cielo delle stelle fisse che Dante nel Convivio dice che ha un movimento talmente lento che è impercettibile. E quindi sta dicendo: tra 1000 anni non importerà più se tu sei morto bambino che se avrai scritto la Divina Commedia, ma anche se la tua fama durasse 1000 anni, quei 1000 anni non hanno confronto possibile con l'eternità. C'è una distanza maggiore tra il periodo di tempo più lungo che tu puoi immaginare al mondo e l'eternità di quanto non sia un battere di palpebre in confronto con un movimento lentissimo. Il tempo che deve passare affinché il cielo delle stelle fisse faccia un giro completo. Cioè, quindi Dante ha sentito come è un discorso geniale, molto ben articolato, cioè lui ha dichiarato, riconoscendo Derisi, l'onore di Gubbio e l'onore dell'arte dell'illuminazione, e l'altro lo ha corretto dicendo: no, io non sono più il più famoso, lo è Franco Bolognese. Ma la stessa cosa, non ti preoccupare, che capita con la pittura e che capita con la poesia. E la poesia ti coinvolge in prima persona. Quindi non devi essere contento di essere già nato, destinato a sostituire il nome di Cavalcanti, perché tra 1000 anni nessuno si ricorderà di te. Ma anche se qualcuno si ricorda di te, non c'è paragone possibile tra i 1000 anni della fama e l'eternità cui bisogna ambire. Si capisce che è un altro modo di vedere che coinvolge Dante in prima persona, dello stesso contrasto che dicevamo, appariva nel canto quarto del Limbo. Vedo che ci sono delle domande qua. Che motiva questa parte? Sì, qualcuno dice: questo discorso non potrebbe contraddire un po' le parole di Beatrice a Virgilio? No, anzi, le confermano. Vi ricordate che Beatrice dice a Virgilio: o anima mantovana, la cui fama dura e durerà quanto durerà il mondo. Il mondo non durerà per sempre. Il mondo è finito. Qualcuno ha scritto: è come l'argomento della scommessa di Pascal, infatti, solo che con un'ottica molto più medievale, in effetti. Allora, dopo aver detto questo a Dante, aggiunge, introduce questo personaggio, un terzo personaggio che non parlerà direttamente con Dante, ma la cui storia racconterà Oderisi stesso, al verso 109. Colui che del cammin si poco piglia dinanzi a me, Toscana sono tutta, e ora appena in Siena s'empì spiglia, ond'era Sire, quando fu distrutta l'Arabia fiorentina, che superba fu a quel tempo, sicom'ora e putta. Allora, per dare un altro esempio, della mancata, durata della fama, passa all'argomento politico.
Dice, quello che cammina un pochino davanti a me, la Toscana sono tutta, cioè il suo nome era famoso in tutta la Toscana e ora a malapena qualcuno ne parla di lui solo a Siena. E lui era signore di Siena quando ci fu la battaglia di Montaperti, cioè quando la superbia, la rabbia fiorentina fu distrutta. Che in quel momento la rabbia fiorentina era superba come ora è meretrice. Secondo i commentatori antichi, questa parola puttana per Firenze riguarda il rapporto per Dante del tutto immorale di Firenze con Bonifacio VIII. Non sappiamo ancora chi è questo personaggio, qui l'altro l'ha segnalato, poi Dante domanderà di lui. Ma dopo questa terzina in cui viene collegata la superbia possibile legata alla fame, la fama, l'arroganza della bravura in arte, che è quella che chiaramente coinvolge più Dante in prima persona, si passa all'arroganza politica. Brevemente, e Oderisi torna al verso 115 all'idea del carattere effimero della fama. La vostra nominanza è color d'erba che viene e va, e quella discolora per cui ella esce della terra acerba. Allora, la vostra nominanza, cioè la fama del vostro nome, di voi mortali, e del colore dell'erba. Prima aveva usato, vi ricordate, l'idea che è una foglia verde nella cima del ramo, va bene? Ora dice verde come l'erba, che viene e va e la discolora, cioè la rende gialla, la secca, lo stesso sole a causa del quale esce acerba dalla terra. E cioè lo stesso sole che vuole rinnovare l'erba, e cioè rende famoso te facendo indebolire la fama di qualcuno prima, è quello che farà indebolire il tuo nome facendo nascere un altro. Cioè queste metafore biologiche, sia della foglia sul ramo e dell'erba che nasce dalla terra, danno proprio l'idea dell'evoluzione naturale, costante. È naturale che la fama muoia come muore una foglia dell'albero ed è naturale che ne nascano altri. Pensare che la propria fama durerà per sempre è come pensare che la stessa foglia durerà per sempre sullo stesso albero. Bene? E allora Dante risponde al verso 118. E io a lui, tuo vero dir, m'incora bona umiltà e gran tumor mi appiani. Primo riconoscimento esplicito di Dante della propria superbia. Abbiamo già potuto sapere, grazie all'identificazione di Dante con Ulisse e alla superbia intellettuale che emergeva dal racconto di Ulisse nel canto 26esimo dell'Inferno, che Dante rischiava per questo peccato. Ne abbiamo avuto la conferma nelle parole che Virgilio ha detto a Catone quando gli aveva detto che Dante era ancora vivo, questi non vide mai l'ultima sera, ma per la sua follia gli fu sì presso, cioè per la sua follia, per la sua temerità, la stessa parola della radice folle, del volo folle dei remi di Ulisse, eh? E quindi lì era esplicito il peccato di Dante nella selva, la follia, la superbia. E qua Dante non solo ha camminato capochino insieme ai penitenti di superbia, ma adesso risponde per la sola volta in tutto il libro: le tue parole vere mi mettono dentro il cuore un'umiltà buona e mi appiani un grande tumore, cioè ero gonfiato e questo mi appiana, mi appiattisce il gonfiore di superbia che avevo.
Quindi un riconoscimento importante del proprio peccato. E immediatamente, come al solito, visto che lui la curiosità ce l'ha ancora molto viva, gli domanda: ma chi è quello di cui tu parlavi ora? Cioè, chi è quello che dicevi che era famoso in tutta la Toscana e ora nessuno si ricorda di lui tranne che qualcuno a Siena? E così, diciamo, si apre strada il terzo caso di superbia che viene illustrato in questo canto, che è l'arroganza del potere politico, la presunzione del potere. Al verso 121 risponde Oderisi: quelli è, rispose Provenzal Salvani, ed è qui perché fu presuntuoso a recar Siena tutte le sue mani. Provenzal Salvani, che era un capo importante, diciamo, ghibellino, un signore molto potente, che dopo Montaperti era rimasto al governo di Siena, era morto nel 1296. Qui questo dato importante, negli altri casi non ne abbiamo parlato, ma è morto 4 anni prima del dialogo che qui ha luogo, e questo giustifica la domanda di Dante. E aveva cercato di sottoporre al suo potere l'intera zona ghibellina dell'Italia. E al verso 124 continua Oderisi: ito è così e va senza riposo poiché morì. Cioè cammina con questa pietra senza riposo e continua una volta che morì. Cioè, si dà per scontato in questa formulazione che Provenzan Salvani non ha dovuto aspettare nell'antipurgatorio, ma che una volta che morì cominciò a caricare questa pietra. E questo a Dante rimane nell'orecchio come un problema. Ora ci torneremo. Continua al verso 125, Oderisi, cotal moneta rende a soddisfare chi è di là troppo oso. Cioè, con questa moneta si paga il debito di chi osa troppo di là, cioè in vita, chi è troppo osato. E a Dante viene un dubbio, appunto, perché dice: come se è morto poco fa, 4 anni fa, e lo conosce come uno che è stato superbio fino all'ultimo momento. E lui ha poco fa appreso che chi si pente in extremis deve passare la stessa quantità di tempo in cui visse in peccato nell'antipurgatorio, non capisce come mai questo è già qui. Quindi lo domanda così al verso 127. E io, se quello spirito che attende pria che si penta l'orlo della vita, qua giù dimora e quassù non ascende, se buona orazione lui non aita. Prima che passi tempo quanto visse, come fu la venuta a lui largita? Cioè, se, come ho imparato, e noi abbiamo letto al canto quarto del Purgatorio, quegli spiriti che aspettano il bordo della vita prima di pentirsi, devono dimorare qua giù, cioè nell'antipurgatorio, e non possono ascendere quassù, cioè nel purgatorio vero e proprio, prima che passi la stessa quantità di tempo in cui che hanno vissuto loro. E c'è poi, io adesso nella parafrasi mi sono saltata per facilitare la comprensione, il verso 130, ma Dante fa questa, diciamo, mette questo inciso limitativo: se buona orazione lui non aita, cioè se non ci sono preghiere fatte dai vivi buoni che lo aiutano ad accorciare la salita. Quindi Dante in qualche modo, questo è interessante perché vi ricordate Umberto Aldobrandeschi, il primo personaggio che ha parlato con Dante? Ha detto che è stato così superbo che a causa della superbia morì, cioè qualcuno lo ammazzò. Dante qui non solo dà per scontato che Provenzan Salvani si pentì in extremis, ma dà anche per scontato che nessun virtuoso sta pregando per lui.
scarta in qualche modo quella possibilità, cioè che lui abbia accorciato la penitenza grazie a preghiere, le preghiere dei vivi, come dicendo: chi è superbo, chi è arrogante, chi ha cercato di dominare gli altri, chi starà pregando per lui? E quindi domanda, finalmente, dopo tutta questa preparazione, al verso 132, com'è che gli è stato concesso di essere già qua, dentro la prima cornice? E qua, al verso 133, si risponde una cosa interessante che è legata a quello che dicevamo prima, quando le anime dicono che devono stare lassù perché non l'hanno fatto in vita, no? E che io vi avevo detto, questo anticipa in qualche modo l'ultimo episodio di qualcuno che in qualche modo ha cominciato in vita a fare il proprio purgatorio. Quindi al verso 133, in risposta a questo quesito di Dante, Oderisi risponde: quando vivea più glorioso, disse, liberamente nel campo di Siena ogni vergogna di posta s'affisse. E lì, per trar l'amico suo di pena, che sostenea nella prigion di Carlo, si condusse a tremar per ogni vena. Allora, qui si ricorda un aneddoto della vita di Provenzan Salvani, un cui carissimo amico era stato imprigionato da Carlo di Angiò, e Carlo aveva messo un pegno per la testa di questo impagabile di 10.000 fiorini, che era una somma esorbitante che Provenzan Salvani non aveva, e che se non fosse stata pagata entro un termine molto breve avrebbe decapitato l'amico. E allora Provenzan Salvani, che era molto potente all'epoca, era andato liberamente, come dice qui, quindi senza che nessuno glielo chiedesse, spontaneamente, e si era messo a mendicare nel campo di Siena, nella piazza questa bellissima di Siena, vero, dove si corre il palio, che si chiama campo in realtà, non piazza, nel campo, a chiedere l'elemosina per ottenere i soldi per salvare l'amico. E allora questo, evidentemente, anche se, come si dice qua, Dante farà fatica a capirlo, è stato un gesto di umiltà, perché si è messo a tremare per ogni vena, cioè ha tremato di umiliazione dovendo chiedere l'elemosina per l'amico. E siccome quello di tremare per ogni vena è qualcosa che, secondo Oderisi, Dante non può ancora capire, associa brevemente questo episodio all'umiliazione dell'esilio che Dante subirà. Quindi aggiunge al verso 139: più non dirò e scuro so che parlo, ma poco tempo andrà che i tuoi vicini faranno sì che tu potrai chiosarlo. Cioè, non ti spiegherò più e so che sto parlando in modo oscuro. Capisco che tu, che non hai ancora vissuto l'esilio, non puoi capire l'umiliazione che è chiedere l'elemosina, ma passerà poco tempo che i tuoi vicini, cioè i fiorentini, si comporteranno in modo tale che tu potrai mettere le glosse, chiosare questo scritto con una nota dove spieghi com'è l'umiliazione di dover chiedere soldi. E infatti questa profezia su questo aspetto particolare dell'esilio, della povertà dell'esilio, è in genere associata a un celebre passaggio del Convivio, dove Dante dice che è andato come nave senza nocchiere, mendicando, soffrendo la piaga dell'umiliazione di dover far vedere la sua necessità agli altri. E quindi è un brevissimo, sottile cenno all'esilio,
che permette di capire anche che Dante ha probabilmente come uomo percepito il suo esilio come purgatorio della propria superbia, che l'umiliazione che l'ha fatto tremare dovendo chiedere aiuto, lui che era potente, perché lui quando viene cacciato da Firenze faceva parte del governo della città. Diventando nessuno in esilio, non avendo più il suo potere politico, nella sua lingua poetica, negli amici, nei parenti, in questa situazione, in qualche modo cominciò già forse a purgare la superbia che, come dirà tra qualche canto, dovrà purgare per molti anni ancora, quando sarà un'anima dopo la morte. Qualche dubbio prima che rileggiamo? Io Ti voglio prego. domandare, in questo caso abbiamo tre supervie, l'arroganza dell'estirpe, l'arroganza del potere politico, ma mi manca una. L'arroganza della stirpe, che è quella che è impersonata da Umberto, quella dell'arte, la volontà di acquisire fama e di eccellere sugli altri, come dice Oderisi di se stesso nei confronti di Franco Bolognese, è quella politica. Prego, Grazie, molto grazie Claudia. prego, qualche altra domanda? Lo rileggiamo allora e sentiamo la meraviglia che è ora che si spera che si siano capite più cose. O Padre nostro che nei cieli stai, non circoscritto, ma per più amore che ai primi effetti di lassù tu hai, laudato sia il tuo nome, il tuo valore da ogni creatura, come è degno di render grazie al tuo dolce vapore. Venia per noi la pace del tuo regno, che noi ad essa non potem da noi, se ella non vien con tutto nostro ingegno. Come del suo voler gli angeli tuoi fan sacrificio a te cantando Osanna, così facciano gli uomini dei suoi. Da oggi a noi la quotidiana manna, senza la qual per questo aspro diserto arretrova chi più di gir s'affanna. E come noi lo mal che avem sofferto perdoniamo a ciascuno e tu perdona, benigno, e non guardar lo nostro merto. Nostra virtù che di legger s'adona, non spermentar con l'antico avversario, ma libera da lui che si lasprona. Quest'ultima preghiera, signor caro, già non si fa per noi che non bisogna, ma per color che dietro a noi restano. Così a sé noi, buona ramogna, quell'ombre orando, andava sotto il pondo, simile a quel che talvolta si sogna. Disparmente angosciate, tutte a tondo e lasse sopra la prima cornice, purgando la caligine del mondo. Se di là sempre ben per noi si dice, di qua che dire e far per loro si puote, da quei che hanno al voler buona radice. Ben si dee loro adattar la parle note che portar quinci, sì che mondi e lievi possano uscire alle stellate ruote. Dee se giustizia e pietà vi disgrievi tosto, sì che possiate muover l'ala, e secondo il disio vostro vi lievi, mostrate da qual mano inver la scala si va più corto, e se c'è più d'un varco, quelle insegnate che mener tocala. Che questi che vien meco per lo incarco della carne d'Adamo onde si veste, al montar su contra sua voglia e parto. Le lor parole, che rendero a queste che dette avea colui cui io seguiva, non fur da cui venisser manifeste, ma fu detto: a man destra per la riva, con noi venite, troverete il passo possibile a salir persona viva. E se io non fossi impedito dal sasso che la cervice mia superba doma, onde portar conviemmi il viso basso,
Codeste che ancor vive non si noma, guarderei io per veder se il conosco e per farlo pietoso a questa soma. Io fui latino e nato d'un gran tosco. Guglielmo Aldobrandesco fu mio padre. Non so se il nome suo già mai fu vosco. L'antico sangue e l'opere dei giadre di miei maggior mi fer sì arrogante che non pensando alla comune madre ogni uomo ebbi in despetto tanto avante ch'io ne morì come i sanesi sanno e sallo incampagnati con gli fante. Io sono Umberto e non pur a me danno superbia fa che tutti i miei consorti a ella tratti seco nel malanno. E qui convien ch'io questo peso porti per lei tanto che a Dio si soddisfaccia, poich'io non in fede tra i vivi qui tra i morti, ascoltando chi n'hai in giù la faccia. E un di lor, non questi che parlava, si torse sotto il peso che gli impaccia e vide, mi conobbe, mi chiamava tenendo gli occhi con fatica fisi a me che tutto chin con loro andava. Oh, dissi io lui, non sei tu, derisi l'onor t'avobbio e l'onor di quell'arte che alluminar chiamata è in Parisi? Frate, diss'egli, più ridon le carte che pennelleggia Franco Bolognese, l'onore è tutto or suo e mio in parte. Ben non sarei io stato sì cortese mentre ch'io vissi, per lo gran disio dell'eccellenza, ovvio mio cuore intese. Di tal superbia qui si paga il fine. E ancor non sarei qui se non fosse che possendo peccar mi volsi a Dio. O vana gloria dell'umane posse, con poco verdin sulla cima dura, se non è giunta dall'età di grosse. Credette cima bue nella pittura tenerlo campo, e ora giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. Così ha tolto l'uno all'altro guido la gloria della lingua e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido. Non è il mondan rumore altro che un fiato di vento che or vien quinci or vien quindi e muta nome perché muta lato. Che voce avrai tu più se vecchia scindi da te la carne che se fossi morto anzi che tu lasciassi il pappo in bindi pria che passi in Milano, che è più corto spazio all'eterno, più muover di ciglia al cerchio che più tardi in cielo è torto. Colui che del cammin si poco piglia dinanzi a me, toscana sonò tutta, e ora appena in Siena sentì spiglia, ond'era sire, quando fu distrutta la rabbia fiorentina, che superba fu a quel tempo, sì com'ora è tutta. La vostra nominanza è color d'erba che viene e va, e quella discolora per cui ella esce della terra acerba. E io a lui, tuo vero dirmi ancora buona umiltà e gran tumor mi appiani. Ma chi è quei di cui tu parlavi ora? Quelli è rispose Provenzan Salvani, ed è qui perché fu presuntuoso a recar Siena tutta alle sue mani. Ito è così e va senza riposo, poi che morì. Cotal moneta rende a soddisfar chi è di là troppo oso. E io, se quello spirito che attende pria che si penta l'orlo della vita, qua giù dimora e quassù non ascende, se buona orazione lui non aita, prima che passi tempo quanto visse, come fu la venuta a lui largita? Quando vivea più glorioso, disse, liberamente nel campo di Siena, ogni vergogna di posta s'affisse. E lì, per trar l'amico suo di pena, che sostenea nella prigion di Carlo, si condusse a tremar per ogni vena. Più non dirò, è scuro so che parlo, ma poco tempo andrà che i tuoi vicini faranno sì che tu potrai chiosarlo. Quest'opera gli tolse quei confini. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Ci vediamo, grazie.